professor Messina dell'Istituto Silvio Pellico, la dirigente scolastica, e la dottoressa Eliana Lucenti, e Salvatore Arreiti viene impersonato da quando aveva 9 anni, da un ragazzo di 9 anni che si chiama del quarto comprensivo, sempre della Silvio Pellico, Corrado Nicastro. Nella seconda parte, quando poi io do il via, c'è una coreografia curata dalla professoressa Boscarino sulla base musicale di Fiorella Mannoia, Il peso del coraggio, un messaggio potente ed emozionante che parla di dignità, di rispetto, di perdono, ma soprattutto del coraggio di ribellarsi alla mediocrità e rassegnazione passiva verso quella libertà che va conquistata anche a prezzo di grande dolore. Il destino non ha potere su di noi, se abbiamo il coraggio di ribellarci. A voi. Salvatore Arreiti nasce a Siracusa il 6 agosto 1962. È il primogenito di quella che sarà una famiglia numerosa. Avrà infatti 5 fratelli, Massimo, Francesca, Vincenzo, Giovanna e Concetta. Mamma Paola e papà Roberto decidono di chiamarlo Salvatore, come il nonno paterno, e il destino vorrà che nasca proprio nel giorno in cui si festeggia quel santo. Salvatore è un bambino moro, simpatico e divertente. In famiglia riesce sempre a strappare un sorriso a tutti, anche quando fa una delle sue piccole marachelle, è impossibile non ridere. All'età di 9 anni vengo colpito da una gravissima meningite. I medici dell'ospedale di Siracusa, dove sono ricoverato, dicono che non ci sono speranze. Ma papà e mamma non si arrendono, così, senza pensarci troppo, papà Roberto decide di portarmi all'ospedale di Catania. Durante il tragitto, in quella corsa disperata per quelle strade impervie, veniamo fermati da una pattuglia dei carabinieri. I militari, vedendomi sofferente sul sedile posteriore dell'auto e sentendo la tenacia del mio papà, decidono di scontarci a sirene spiegate per raggiungere prima l'ospedale Etneo. Come rappelli sono di quelle sirene? I medici dicono che Salvatore avrà gravi conseguenze mentali e fisiche. Eppure, grazie alle cure di quei dottori, all'amore della sua famiglia e alla sua forza di volontà, Salvatore si rimette senza riportare nessuna conseguenza. Questi 6 mesi di ricovero e di sofferenza mi rendono più maturo e più attento alle difficoltà dei più deboli, e fanno maturare in me il desiderio di vestire la divisa dell'arma dei carabinieri. E ancora minorenne, quando Salvatore fa domanda per arruolarsi, ma mamma Paola non gli dà il consenso e deve quindi aspettare il compiere di 18 anni. Capace e desideroso com'è di indossare quella divisa, l'anno dopo, ormai maggiorenne, ci riprova. Ma mamma Paola è ancora convinta nella sua posizione, ma dovrà arrendersi al desiderio del suo Salvatore. Il suo sogno si avvera il 7 marzo del 1981. Quando viene ammessa a frequentare il corso di istruzione presso la scuola Allievi Carabinieri di Iglesias in provincia di Cagliari. Al termine del ciclo formativo, il 19 settembre 1981, viene promosso carabiniere e l'11 ottobre successivo destinato alla stazione di Enna. Già durante i primi mesi di servizio, un collega gli consiglia di lasciare la Sicilia. Ma in Salvatore, al nord si sta meglio, qua ci sono troppi morti. Infatti Salvatore non vuole lasciare la sua Enna, la sua madre terra, i suoi affetti e la sua famiglia. È un ragazzo sensibile, legato alla sua famiglia e pieno di vita e di passioni. Ama il calcio e la musica ed è un fan di TV, tanto che ogni volta che va a casa dei suoi genitori entra e canta alla mamma sempre la sua canzone preferita. Tu sei, tu sei, tu sei l'unica donna per me. Tu sei, tu sei, tu sei l'unica donna per me. È il 16 giugno 1982. Alfio Perlito, una delle più importanti figure della mafia catanese, deve essere trasferito da Enna al carcere di Trapani.
Il giorno precedente al trasferimento, i militari addestrati per quell'operazione si rifiutano di prestare servizio per quel trasporto. Così viene chiamato Salvatore, insieme ad altri due colleghi, Silvano Franzolin e Luigi Di Bacca. I tre ragazzi, senza seppur mai aver frequentato dei corsi specifici, per l'alto senso del dovere e il profondo rispetto per la divisa che indossano, accettano senza esitazione. E la sera di quel 15 giugno, Salvatore fa una telefonata alla sua famiglia, li saluta tutti con affetto e commozione. Loro percepiscono che c'è qualcosa di strano dal suo tono di voce, ma non capiscono cosa. Poi chiama la sua giovane e bella fidanzata, una ragazza di Enna che aveva poco conosciuto e con la quale aveva intenzioni serie, e le confida che teme che da quella trasferta non sarebbe più tornato. Chiuso il telefono, trascorre quella che sarà la notte più tormentata della sua vita. È consapevole del rischio che corre. La preoccupazione e la paura lo assalgono, ma non torna sui suoi passi, è convinto della sua scelta e vuole onorare al meglio il giuramento all'arma. Così la mattina del 16 giugno i tre colleghi si mettono in auto, alla guida c'è Giuseppe Di Lavore, autista della ditta privata che in appalto e trasporto dei detenuti e che quella mattina sostituisce suo padre. Dietro al centro tra i due carabinieri siede il boss Alpio Ferrito. La tensione è tanta, sono tutti attenti e vigili, ma nonostante questo, non appena l'auto giunge sulla circonvallazione di Palermo, sotto il Monte Pellegrino, viene affiancata da due autovetture di grossa cilindrata rubate pochi mesi prima, da cui alcuni killer esplodono centinaia di colpi di fucile Kalashnikov e di Lupara. Un attentato violento, sanguinoso, che seppur diretto al boss gabanese, non lascia scampa nessuno. I sogni e il sorriso di Salvatore vengono bruscamente interrotti su quella circonvallazione a soli 20 anni. Il papà di Salvatore, nell'atto di riconoscimento, non riuscirà a pronunciare nessuna parola. Prenderà tra le braccia il suo ragazzo e gli canterà una dolce ninna nanna, l'ultima. Cuti ludisse catai all'assare, me più la morte, no chisto dolore, ai 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 ai, moru 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 moru, già tu lume cuore, l'amore mio sì tu.